queste riflessioni. Io mi sento che questa mattina, no, con due un'ora, non è che mi piacerebbe fare un po' il professore con voi, rimanere, venire ogni tanto. Però ragazzi, vedete che il vostro futuro è a rischio altissimo. E sapete come potete fare a non buttarlo? Guadagnando. Vedete, per esempio, oggi ci sono delle grandissime possibilità. I nostri comuni, è proprio l'ultima cosa che dico, i nostri comuni di Basilicata si affidano per la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, ascoltatemi ragazzi, a terzi, cioè si affidano a grosse ditte che vengono da fuori, ok? Non ci vuole niente a fare una cooperativa di gestione dei rifiuti. Il mio comune si chiama Rivello, il comune dove ho la residenza, per la gestione dei rifiuti paghiamo 400.000 euro all'anno. Li diamo a una ditta che viene da fuori, che se pigli 400.000 euro e se porta una da parte. Nel mio paese non sono in grado, 5 ragazzi, di fare una cooperativa per la gestione dei rifiuti. Perché non lo sanno. Allora voi vi dovete allertare, invece di perdere infiniti minuti su Facebook a dire stronzate, andate a vedere come fare per trovare lavoro fra 2 anni che uscite da qua, ed è una reale possibilità, una cooperativa di gestione dei rifiuti. Per esempio, vi dico, la raccolta differenziata, no? Questa raccolta differenziata porta a porta, è proprio l'ultima cosa che dico. È una manna per le nostre comunità, una manna, perché paghiamo un sacco di soldi per buttare i rifiuti, no? E invece qual è l'alternativa? È raccoglierli a Monnezza, ragazzi, è una ricchezza enorme. Allora vi deve entrare nella testa già ora, e se vi entra nella testa, voi uscendo da qua avete una chance in più, quella di una cooperativa per la gestione dei rifiuti. Se io piglio una bottiglietta, ragazzi, una bicicletta, sapete con quante lattine di Coca-Cola e aranciata si fa? 400. Fai una bicicletta, tu cuoti 400 lattine, le porti al Conai, e quelli la vendono a chi fa la bicicletta, 400 lattine hai fatto una bicicletta. Se invece le devi portare in discarica, costa una bici. Per spiegarvi il meccanismo è questo, ragazzi. Oggi si usano le discariche, giusto? C'è un rifiuto, intanto un rifiuto va in discarica. Una discarica, come è fatta una discarica? Si fa un buco sottoterra, si mette una camicia di percolato, immaginate una camicia di gomma molto solida, questa camicia tiene i rifiuti producono, si riscaldano, piove, arriva l'acqua. I rifiuti producono il percolato, cioè un liquido altamente tossico, ok? La camicia di percolato serve per non far scendere questo liquido nelle falde acquifere, perché se c'è una falda e intercetta il percolato, poi il percolato si trova nella sorgente di Lauria, di Trezia, di Praia, ok? Questa camicia di percolato ti tiene i rifiuti. Se si rompe la camicia di percolato, scende in falda il liquido. Ogni mese, soprattutto quando piove, arrivano le autobotti e si succhiano questo percolato. E questo percolato prodotto dai rifiuti viene poi smaltito in fabbriche idonee. Sul fiume Noce abbiamo avuto fino a dicembre una fabbrica che ha smaltito il percolato delle discariche della Campania. Erzigno, Chiaiano, dove non ci sono solo i rifiuti, la pena è stata chiusa a dicembre e sequestrata, come ho raccontato prima. A Lauria, per esempio, è stata fatta una discarica, non so se lo sapete, alla parte alta del paese. Questa discarica, prima che aprisse, hanno trovato un tombino nel centro della discarica.
un tombino collegato in falda. È un contrario di come si costruisce una discarica. Avete capito? No. Cioè, la camicia di percolato deve fare in modo, questa camicia, non far entrare i liquidi in falda. Se tu ci fai un tombino, è la morte. Cioè, è inutile che spendano un milione d'euro per fare l'isolamento. Invece la Uria c'era, è stata sotto sequestro, oggi è libera ma è chiusa. Quindi i nostri rifiuti li portiamo a Sant'Arcangelo. Comprano camion a lei a sbatte fino a Sant'Arcangelo. E addirittura questa discarica della Uria è costato moltissimo, un rullo, ragazzi, un rullo strepitoso, che sapete che fa sto rullo? Immaginatevi questo rullo, no? Così, lunghissimo. Arrivano i camion, arriva il mio camion di livello e scarica i rifiuti, gop sul rullo. Questo rullo scorre e con le calamite si piglia la lattina e la mette dopo il contenitore di lattina, meccanicamente. Si piglia la carta e la mette nella carta. La bottiglia di plastica. Queste cose poi raccolte, per esempio, io tengo 10 tonnellate di bottigliette di plastica, io comune di Lauria che le ho raccolte, parto con il camion e le vado a vendere, ragazzi, le vado a vendere al CONAI. Il CONAI è il Consorzio Nazionale degli Imprenditori degli Imballaggi, sta a Roma, che pagano fior di quattrini queste bottigliette di plastica, perché dopo una settimana di lavoro le rivendi alla Lilia, le rivendi, il CONAI fa soldi, il comune di Lauria fa soldi e i cittadini pagano meno soldi. Quindi il meccanismo inventato da Lauria è straordinario, ma è chiuso. Allora, la raccolta differenziata porta a porta evita anche il burro. Cioè, se voi li addestrate, voi ragazzi, scusate, se io fossi un vostro genitore, la cosa che vi direi, ragazzi, voi vi dovete attrezzare ai mestieri moderni. Che cosa passa per andare? Il problema enorme dei nostri comuni è la raccolta dei rifiuti. Non la vedete come una cosa zozza? È finito quel tempo, ragazzi, non è zozza. È una cosa di grandissima intelligenza. Addirittura sapete che ci vogliono gli psicologi perché a convincere, tu entri a casa democristiana e gli devi dire: senti, qua devi raccogliere le lattine, qua devi raccogliere le bottigliette di plastica, qua devi raccogliere l'organico, cioè i materiali che vanno poi nella campagna. Per fare questo a Roma hanno previsto i psicologi, perché tu hai la presa della casa e devi convincerle le persone sulla bontà della cosa. Allora, se fossi un vostro genitore, vi direi: ragazzi, figlio mio caro, qua non passa niente, i posti dietro la scrivania sono finiti, le fabbriche non ci sono, abbiamo fallito sul turismo, abbiamo fallito su tutto, visto che i nostri comuni, per piccoli che siano, danno 400.000 euro, il mio comune, Lauria, darà il triplo, Trecchina, il doppio, Praia, non ne parliamo, mettetevi assieme 5. E candidatevi a fare questo. Ci sono i finanziamenti europei che vi danno l'opportunità di comprare i camion, i rulli. Io immagino così il futuro delle persone, eh? È finito tutto. Allora, ci sono dei meccanismi che ancora sono liberi, e su quei meccanismi che noi dobbiamo sbattere la testa. Avete capito il trucco qual è? Cioè, se io sono la ditta che fa... Proprio l'ultima cosa che dico e vi lascio. Poi chiamerà a Bologna, a Gerroa entro le 10 stasera. Io sono la ditta che fa la raccolta differenziata porta a porta. Alla 1. Vengo da te che hai già preparato i secchi. Qua c'è il secchio della plastica, me lo piglio e lo metto nella plastica. La carta lo metto nella carta, le lattine nella lattina. Piglio sto materiale, parto col camion e lo vado a vendere al CONAI. Il CONAI se la capta. Perché dopo una settimana di lavoro quelle lattine stanno sul mercato, quelle bottiglie stanno sul mercato, quella carta sta sul mercato. Il CONAI paga al comune di Lauria, il comune di Lauria paga a me, e i cittadini, se questo meccanismo funzionasse bene, non ci sarebbero più discariche, ma soprattutto i cittadini pagherebbero meno tassa, perché da discarica non porti più niente.
mi capite? Fai un bene al pianeta, fai un grosso favore alla vita e trovi lavoro. Trovi lavoro, andemoli, mi capite? Potete stare a casa vostra, dove siete nati. E che è un grosso, una grossa cosa. Panini di plastica sul prosciutto, materiale unto, i piatti di plastica, purtroppo devono andare in discarica, non c'è niente da fare, però se tutto il resto noi lo riusciamo a riciclare, in discarica, cioè, pensate che esistono comuni come Capannoli, vicino Lucca, sapete, andate su internet appena andate a casa, o appena avete 2 secondi col telefonino, a Capannoli hanno fatto il business della monnezza. Andate a vedere che fa sto comune, fanno lì, hanno l'acqua calda gratis tutta la città. Capannoli, sapete quanto arriva a differenziare? Tutti i cittadini di Capannoli arrivano a differenziare, ragazzi, il 93% dei rifiuti prodotti. Rimane il 7% da portare in discarica. Hai voglia di andare in discarica? O 7% è niente. Sapete il mio comune di Carlo a quant'è per la capacità di fare la differenziata? Guardate a Dinamo. Lui dice 64%, lui 50%, meno ancora. Meno ancora. 15%. 15%, la fesseria. Per fare questo occorre portare al governo una nuova classe politica. Una classe politica semplice, di persone preparate che mirano a fai cunde, capito? Come va già lì? Qualche altra domanda? Va bene. Ma i rifiuti. Ragazzi, sentiamo la domanda. I rifiuti per uscire dagli scatti nucleari. Ragazzi! Non ti sento. I rifiuti che vengono da processi nucleari, tipo come le scorie nucleari, come possono essere smaltite e quando risolvere? Quali sono i tempi? Ma ci vorrebbe 10 ore per rispondere, Federico. Ti dico solo una cosa veloce. Lo scarto di lavorazione nucleare, ragazzi, è terribile. Non è monnezza quella, Quella è roba che va tenuta sotto controllo. Allora, le barre di uranio, ragazzi, la domanda è molto precisa, ci metto un minuto. Le barre di uranio, noi abbiamo avuto l'energia nucleare in Italia, abbiamo smesso di fare energia nucleare nel 1987, dopo un referendum. L'anno prima c'è stato Chernobyl, un disastro ambientale enorme, è esploso un reattore numero 4 alla centrale atomica. E allora noi abbiamo prodotto barre radioattive, no? Queste barre radioattive in Italia avevamo 4 reattori nucleari, 4. Queste barre dismesse sono tutte conservate nelle piscine. Queste barre sono a 1900 gradi, altissima temperatura, e per scendere una barra di uranio a 0 gradi impiega, ragazzi, ascoltate bene, 150.000 anni. 150.000 anni, un'eternità. Quindi stanno nelle piscine per 150.000 anni. Il nostro deposito nucleare più vicino
è a Rotondella, sul Mar Ionio, in Basilicata, due passi alla Calabria e dalla Puglia, e abbiamo 63 barre radioattive in una piscina, in Basilicata. Ora sta per arrivare una nave, a me dispiace che si ricordano della Calabria e della Basilicata solo in questi casi, sta arrivando una nave dalla Siria, una nave americana, dove c'è armi chimiche utilizzate, ma ci sono anche armi con materiale radioattivo dentro. E questo travaso tra una nave americana e un'altra nave americana arriva dalla Siria, arriverà a Gioia Tauro a momenti, nel nostro porto di Gioia Tauro, viene travasato in un'altra nave. E insomma, sono materie queste, un altro incontro che tratteremo magari un'altra volta. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Allora, ragazzi, abbiamo ringraziato Ulrico Pesce. Ulrico porta in scena la realtà. Gli spettacoli di Ulrico Pesce trattano di cose reali, non a tutti note. È vero, Ulrico? Allora, io lo devo ringraziare anche per l'attenzione pedagogica che ha avuto nei vostri riguardi. È stato molto didattico, vi ha dato dei consigli che spesso vi diamo nelle nostre lezioni. Però in questo contesto, professoressa, assumono un valore più significativo. Il mondo che vi abbiamo lasciato è un mondo con tante incertezze, però Ulrico vi ha dato anche dei suggerimenti. Innanzitutto dovete essere preparati, vi dovete impegnare in prima persona come cittadini, non dovete delegare ad altri per cambiare le cose, impegnatevi anche in politica. Adesso cosa potete fare? Impegnatevi nelle proroghe, impegnatevi nelle associazioni, fate sentire la vostra voce, perché se le cose non dovessero cambiare un domani sarà anche colpa vostra. Grazie Ulrico, grazie. Nell'area, no? E siamo molto pochi ad essere attivi. Vi posso chiedere di fare amicizia, perdonate se dico questa cosa, ma anche io sto su Facebook, ma non puoi parlare di cretinate. Se ci relazioniamo, se vi va di chiedermi l'amicizia, di relazionarci, di fare delle cose assieme, per me siete un grande valore della nostra area, da Brian Mare fino alla B e C sono già finiti. Chiedetemi l'amicizia su A. Federico Pesce A, chiedetemi l'amicizia, ragazzi. Cominciamo a vedere che ha fatto assieme. Grazie Federico.